Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Per i forgiatori, proteggere il proprio o i propri deck è una questione davvero importante. Danneggiare una sola carta del proprio mazzo rappresenterebbe l'inutilizzo dello stesso. In questo video andremo ad analizzare 4 portamazzi che a mio parere sono i migliori per proteggere i vostri unici, che vanno da una fascia di prezzo bassa ad una medio-alta e che possono essere la scelta giusta per ogni tipologia di modalità da torneo presente nel gioco. Andiamo a dargli un'occhiata! Quando si acquista un mazzo unico, si deve immediatamente pensare anche a qualcosa che lo possa proteggere, in modo da preservare lo stato di ogni singolo elemento che lo compone. Ogni prodotto che andremo a trattare in questo video è stato testato personalmente per comprovarne la resistenza e la durabilità. Per chi si sia avvicinato a questo video giocando ad altri giochi di carte collezionabili, calcolate che un mazzo di Keyforge è composto da 37 carte, quindi se siete giocatori di Magic, Pokémon o altri trading card game, per calcolare la capienza di ogni singolo deck box e sapere se farà al caso vostro, basterà fare 2 calcoli basilari di matematica elementare. La prima scelta da fare, se non si dispone di un budget elevato, è rappresentata dalla Ultra Pro Pro Dual Deck Box. Questo portamazzi può contenere fino a 4 deck con bustina singola, 2 per compartimento, o 2 deck con bustina doppia, uno per compartimento. Sia al suo esterno che al suo interno, questo prodotto è composto da materiale plastico impermeabile ed è costituito da 2 settori ben distinti che ne compongono la struttura. Il corpo principale e i 2 alloggi per i deck, uno orizzontale e l'altro verticale, con al loro interno un divisore per carte, che sono saldati a caldo su di esso. Per sfruttare al meglio la funzionalità di questo articolo, si potrà utilizzare uno degli spazi interni, preferibilmente quello orizzontale per motivi di accessibilità, per portare con sé i segnalini necessari a disputare una partita. Il compartimento risulta abbastanza capiente anche per il segnavincoli in acrilico e le chiavi di metallo, ma a discapito di un buon numero di segnalini. Il mio consiglio è quello di portare con sé una carta segnavincoli o, in sostituzione a quest'ultima, un dado e le 3 chiavi di cartone piccole che potrete trovare in ogni starter set a partire dall'Era dell'Ascensione in poi e dei deck deluxe a partire da Mondi in Collisione in poi. Se non vorrete fare a meno delle chiavi di metallo e del segnavincoli in acrilico, potrete sacrificare un mazzo per sostituire lo spazio vuoto appena creatosi con gli accessori che preferite, magari separando questi ultimi dall'unico mazzo rimasto con il divisore fornito in dotazione. Questo vi permetterà di portare con voi soltanto un singolo mazzo, ma potrete comunque giocare con i vostri accessori preferiti e con tutto l'occorrente che vi servirà per giocare. L'accessibilità al mazzo è data da 2 scanalature che possono essere utilizzate per fare grip sulle prime e le ultime carte del deck per estrarlo facilmente. Mentre se si vorranno inserire 2 mazzi per sezione, il divisore potrà essere utilizzato come perno per tirare fuori il deck che si preferisce. Una volta riempito a proprio piacimento il portamazzi, lo strap in velcro assicurerà una chiusura forte e stabile che terrà al sicuro il suo contenuto. Questo rappresenta, secondo me, la scelta migliore in base alla qualità e al prezzo presente attualmente sul mercato. La sua forma, una volta pieno e chiuso, proteggerà a dovere i vostri mazzi, dato che il suo contenuto fornirà stabilità a tutta la struttura, senza ovviamente andare ad influenzare in alcun modo i deck al suo interno. Conclusioni.
L'Ultra Pro Pro Dual Deck Box è uno dei migliori, se non il miglior articolo che un nuovo forgiatore può scegliere per iniziare. Il suo prezzo si aggira attorno ai 5 euro, posizionandolo sul mercato come portamazzi di fascia base ed ottimo in rapporto di qualità-prezzo. È l'ideale per ogni formato di torneo, dall'arconte singolo alla tripletta. Può essere scelto tra una gamma di 8 colori, nero, blu, verde, azzurro, viola, rosso, bianco e giallo. Ha una chiusura sicura che non permette al suo contenuto di fuoriuscire dopo strattoni o cadute. Può sacrificare uno e mezzo dei suoi scompartimenti per contenere dadi, chiavi, segnavincoli e segnalini e la sua capienza supporta 180 carte con bustina singola. Nel lungo termine potrebbe comunque presentarsi un piccolo difetto, come la rottura delle parti pieghevoli del portamazzo, lasciando il contenuto di quest'ultimo alla mercé dell'ambiente circostante. Ma nonostante questo piccolo neo, sì, mi sento di consigliare questo deck box, suggerendone l'acquisto. Il Monolith Deck Case 100 Plus della Ultimate Guard e il Satin Tower della Ultra Pro rappresentano due delle scelte migliori che si potrebbero fare se si dispone di un budget leggermente più alto di quello del Pro Dual. Al loro interno si potranno inserire tre mazzi con bustina singola o due mazzi con doppia bustina e all'occorrenza anche dei divisori acquistati separatamente se si vorranno separare i propri deck. Composti da tre blocchi interamente fatti di materiale durevole a guscio duro, con sensazione morbida all'esterno e completamente lucidi all'interno, questi due portamazzi fratelli sono pressoché identici nella funzione, ma differiscono in qualche piccolo dettaglio nell'aspetto. Il Monolith ha una figura lievemente più alta, che è dovuta alla grandezza leggermente maggiore del suo scompartimento. Sia nell'articolo di casa Ultra Pro che in quello di casa Ultimate Guard, esso è situato nella parte inferiore del prodotto. Anche qui entrambi gli scomparti potranno comodamente ospitare sia le chiavi di metallo che il segnavincoli in acrilico, ma come sempre a discapito di un buon numero di segnalini. Per sapere come comportarsi basterà seguire le stesse linee guida utilizzate per il Pro Dual, sacrificando un mazzo ed utilizzando un divisore, questa volta comprato a parte. In questo modo avrete con voi tutto quello che vi serve per disputare una partita ed un mazzo in più da poter giocare. Seconda differenza sta nell'apertura del deck box, che nel Satin è orizzontale, mentre nel Monolith è obliqua. Quest'ultima consente al giocatore di aprire l'articolo con una sola mano, che risulta assai difficile con il Tower. L'accessibilità ai mazzi è comoda e funzionale, essendo essa praticabile a 360 gradi in entrambi i prodotti, e permette al giocatore di estrarre qualsiasi deck in modo semplice e veloce. All'evenienza si potranno utilizzare i coperchi di entrambi gli articoli per improvvisare un sabot di fortuna, per mantenere in ordine il proprio mazzo in fase di pescata. Una volta chiusi, attraverso un sistema a clip, tutti gli scompartimenti del portamazzo saranno bloccati, resistendo a qualsiasi urto e pressione esterna, mantenendo al sicuro gli unici al loro interno. A lungo andare comunque il Satin Tower potrebbe presentare segnali di cedimento e ciò potrebbe rappresentare un punto a sfavore. Ma nessuna paura, la struttura di questo prodotto è fatta in modo da evitare aperture accidentali proprio come quella del Monolith. Questi due prodotti sono stati e sono tuttora la scelta di molti giocatori di carte collezionabili, proprio perché la loro forma, uno più delicato ed elegante, l'altro più spigoloso ed aggressivo, e la loro struttura solida e compatta
forniscono un ottimo riparo ad ogni deck che si voglia mettere al loro interno. Il Tower insieme al The Case 100 Plus rappresentano il primo baluardo di protezione completa per tutelare i vostri mazzi. Conclusioni. Sia il Monolith che il Satin offriranno tutto quello che serve ad un forgiatore, fornendo spazio per tre mazzi e un comparto adatto a trasportare qualsiasi segnalino, chiavi di cartone incluse. Il loro prezzo si aggira attorno ai 10 euro per il Satin e i 15 per il Monolith, posizionando questi prodotti nella fascia di prezzo medio-bassa ed avendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. Possono trasportare tre mazzi, rendendo utili entrambi per qualsiasi formato di torneo. Sia uno che l'altro possono contare su una vasta gamma di colori, calcolando che ci sono circa una trentina di modelli diversi per il Satin e più di una ventina per il Monolith, allargando così gli orizzonti di scelta. Hanno una chiusura solida e sicura che proteggerà il loro contenuto, evitando aperture accidentali dovute a strattoni o cadute. Possono sacrificare uno spazio riservati ad un mazzo per contenere chiavi di metallo e segnavincoli in acrilico, e la loro capienza sopporta comodamente 100 carte con bustina singola. Nel lungo termine potrebbe presentarsi, come già detto, un piccolo difetto come l'allentamento della presa del coperchio del Satin con il corpo dello stesso. Ma niente paura, anche in quelle condizioni non perderà occasione di tenere al sicuro i vostri mazzi e sarà ancora lungi dall'essere mandato in pensione. Quindi, alla luce di tutto ciò, sì, mi sento assolutamente di consigliare queste due bandiere dei deck box suggerendone l'acquisto. Qui arriviamo a toccare vette leggermente più alte in termini di prezzo e di prodotto. Il Flip and Tray Xenoskin Deck Case 100 Plus della Ultimate Guard, a mio parere, rappresenta una delle prime scelte in fatto di deck box. Al suo interno potranno entrarci tre mazzi con bustina singola o due mazzi con bustina doppia. Costruito con un doppio strato di Xenoskin, materiale resistente brevettato dalla stessa Ultimate Guard all'esterno e rivestito in microfibra all'interno, il Flip and Tray corrisponde alla perfetta definizione di comfort e classe fatta accessorio. Al suo interno troveremo due compartimenti ben distinti. Il superiore potrà contenere tutti i segnalini che sono necessari per una partita. Esso potrà accogliere anche chiavi di metallo e segnavincoli in acrilico, ma come per i prodotti precedentemente trattati in questo video, ci saranno delle restrizioni. L'inferiore invece è il compartimento per i deck, e se devo proprio trovare un punto debole, sicuramente farei notare il minor spazio a disposizione che invece abbonda nei deck box precedenti, contenendo i tre mazzi che desiderate giocare leggermente stretti. Le sue linguette separate permettono ad ogni sezione di essere isolata dall'altra, consentendo una maggiore sicurezza ed evitando l'esposizione involontaria agli agenti esterni. L'accessibilità al mazzo è data da una mezzaluna sulla parte frontale del compartimento e una seconda mezzaluna sulla parte laterale del deck box, che permettono, usandole in combinazione, di estrarre il comparto senza nessuno sforzo. Una volta tolto quest'ultimo, i mazzi potranno essere tirati fuori senza problemi, essendo praticabili a 360 gradi. Per accedere al comparto dei segnalini, invece, basterà inserire un dito nella fessura a mezzaluna apposta sul fronte, per poi tirare per farlo uscire in modo agevole. Una volta sistemati i comparti pieni e chiuse le due linguette che hanno una quadrupla attrazione magnetica, sarà praticamente impossibile che questo articolo si apra, buttando a terra il suo contenuto. Il Flip and Tray Xenoskin Deck Box 100 Plus ha tutto quello di cui si ha bisogno, bellezza, classe e sicurezza. Questo trinomio di caratteristiche lo pone sicuramente tra le prime posizioni di scelta se vorrete spendere qualcosa di più.
Dategli fiducia e non ve ne pentirete, ve lo posso assicurare. Piccola nota di demerito sarà dovuta al fatto che, a forza di utilizzare il prodotto, le giunture che tengono unite le linguette e la struttura principale potranno cedere, rendendo difficile l'utilizzo del flip and tray e automaticamente esponendo i vostri unici a danni esterni. Ma conoscendo il prodotto, questo sarà un problema che si presenterà letteralmente tra anni. Conclusioni. Il Flip and Tray Xenoskin Deck Box 100 Plus fornisce spazio per 3 mazzi, anche se stretti, e può quindi essere utilizzato per ogni modalità di torneo per Keyforge. Il suo prezzo si aggira attorno ai 27 euro, posizionando questo prodotto nella fascia di prezzo medio-alta ed avendo uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Potrete contare su una gamma di 10 colori da cui poter scegliere: nero, grigio, bianco, blu, viola, petrolio, verde, arancione, rosso e rosa. È fornito di una chiusura a quadruplo magnete, impedendo che il suo contenuto si rovesci a terra a causa di urti o cadute. Può sacrificare uno spazio riservato ad un mazzo per contenere chiavi di metallo e segnavincoli in acrilico, e la sua capienza sopporta comodamente 100 carte con bustina singola. Dopo anni potrebbero presentarsi segni di usura sulle giunture, ma si parla comunque di anni di utilizzo e non di pochi mesi. Quindi assolutamente sì, anche per il Flip and Tray consiglio vivamente l'acquisto. Avere uno strumento che protegge i propri mazzi sicuramente infonde tranquillità. Ed è per questo che sceglierne uno di ottima fattura, che possa rappresentare anche una valida opzione in rapporto di qualità-prezzo, potrebbe essere la scelta giusta, che sicuramente non vi farà rimpiangere la decisione fatta per un lungo periodo di tempo. Piccola nota personale. Sono stato battezzato come giocatore con Yu-Gi-Oh!, che è stato il mio primo contatto con i giochi di carte collezionabili parecchi capelli fa. E già da quando avevo una folta chioma, la scelta è sempre ricaduta sul fare una spesa e farla bene. Molto spesso, infatti, prezzo basso non è sinonimo di qualità, ma se vorrete spendere cifre che si aggireranno attorno ai 25-30 euro, vi converrà affidarvi a ditte che sono leader nel settore, come la Ultra Pro, la Ultimate Guard o la Gamegenic, che ultimamente ha messo in mercato ottimi prodotti che soddisfano le esigenze di ogni giocatore. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarvi, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa, e se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!